cosa parliamo oggi? Questo libro. Sembra molto carina, carina. Quello che non sapete sulle abitudini di questa papera, adesso ve lo racconto. Il germano reale, lo stupratore dai cavatappi. Le anitre illustrano alla perfezione questa ricerca d'ottimizzazione del pene per accostarsi il più possibile agli ovuli e favorire la fecondazione. In effetti, i peni delle anatre entrano in erezione grazie alla linfa e non al sangue. L'origine di questo tipo di erezione non è stata ancora chiarita, ma potrebbe riflettere una sorta di corsa evolutiva agli armamenti. Riassumendo, le anatre maschio costringono spesso con la forza le femmine ad accoppiarsi. Lo scopo: diffondere i geni. Il mezzo: l'erezione linfatica, un processo che permette di allungare rapidamente il pene e di effettuare un'inseminazione profonda. Ma le femmine corrono ai ripari. Spieghiamoci meglio. La quasi totalità degli uccelli si accoppia per mezzo del cosiddetto bacio cloacale. Il maschio monta la femmina e applica la propria cloaca a quella della partner per trasmetterle lo sperma. È questo il modo con cui l'evoluzione ha ovviato alla mancanza di pene di cui è afflitto per ragioni tuttora misteriose circa il 97% degli uccelli. Ma alcune rare specie di oche, di cigni, di anatre, di struzzi, di nandù e di emu sono tuttavia provviste di peni esterni che si sviluppano in primavera per poi degenerare e rispuntare nella primavera seguente. Le femmine di queste specie non conoscono quindi il privilegio del delicato accoppiamento cloacale e la stagione degli amori vira spesso nell'incubo.
scusate, e la stagione degli amori vira spesso all'incubo. E fra un po' arriva la prima parte, diciamo, violenta, ecco. Le anatre fanno parte di questa minoranza, ma a nostra consolazione, certe femmine vivono una serena sessualità in seno a coppie non violente. Ciò non vale però per tutte le specie. A chi di noi non è capitato di vedere quelle belle anatrine dal collo verde, spesso a spasso per due, e di dare loro del pane o qualche leccornia. Eppure, dietro quei teneri beccucci si nascondono maschi assai meno simpatici. Sentite qua, nel periodo della riproduzione, tra i maschi di Germano Reale si crea un'intensa competizione dovuta soprattutto alla forte densità, alla loro forte densità rispetto al numero delle femmine, quindi tanti maschi e poche femmine. Da queste violente tensioni derivano comportamenti impressionanti. Quale soluzione hanno trovato i maschi per ottimizzare le chance di riprodursi? Molte, e ai nostri occhi una più orrenda dell'altra. Sentite qua, preparatevi. La prima consiste nel praticare lo stupro collettivo. Sembra infatti che la metà delle femmine di Germano Reale abbia subito aggressioni sessuali. Tra parentesi, la violenza non è appannaggio esclusivo delle anatre. E qui vi parlo della seconda specie, del secondo animale che ha dei comportamenti a dir poco sconvolgenti. Per la serie ho un bel musino e dei gusti, diciamo così, particolari. Vi presento la lontra marina, quella che vedete nei documentari. Sapete, quell'adorabile carnivoro acquatico. Quando i maschi non dominanti, cui è vietato accoppiarsi con le femmine, diventano troppo frustrati, si servono in natura. Praticamente, solamente al maschio dominante è concesso accoppiarsi e gli altri maschi, e cosa fanno? Sentite qua. Nel qual caso la natura può assumere la forma di un cucciolo di foca. Scusate la brutalità, ma i maschi repressi possono effettivamente violentare dei cuccioli di foca per appagare la loro insoddisfazione. La lontra maschio è capace di tenere il cucciolo con la testa sott'acqua per oltre un'ora e mezzo, il che può ovviamente causarne la morte. E tanto per la cronaca, nell'Antartico sono stati registrati numerosi casi di aggressione sessuale ai danni dei pinguini da parte delle foche, quindi anche le foche, cioè, vanno in cerca dei pinguini. Roba da matti, veramente. Queste cose però non ve le fanno vedere nei documentari, naturalmente. Ovvio, una vendetta poco probabile. Sembra invece che i territori sempre più ristretti in confronto a popolazioni numerose porti le foche maschio più giovani a osservare scene d'accoppiamento che cercano poi di riprodurre. Più che di stupro, i ricercatori parlano di coercizione sessuale, il che non toglie che l'atto venga effettuato con la forza. Per finire, della serie non ci possiamo mancare nulla. Anche i pinguini possono diventare a loro volta carnefici. Figuratevi che i maschi di pinguino di Adelia sono stati osservati nell'atto di copulare con femmine ferite, con pulcini caduti dai nidi, con cadaveri o con altri maschi.
nostre anatre stupratrici non appaiono più un caso unico. Oltre allo stupro praticato, ripetiamolo, per ottimizzare la riproduzione, i germani reali hanno trovato una seconda soluzione riguardante il pene. La sua forma a cavatappi serve a forzare l'organo interno delle femmine. Adesso ve lo faccio vedere questo. Ma attenzione, il lato appassionante della faccenda è che le femmine hanno sviluppato delle strategie adattative per difendersi. Coraggio, pensate piuttosto allo straordinario adattamento messo in atto per impedire la penetrazione forzata. Le femmine hanno sviluppato vagine tortuose, una sorta di labirinto orientato in senso contrario alla torsione del sesso maschile. Incredibile. Purtroppo per loro la storia non finisce qui. La guerra è guerra. I maschi si sono a loro volta adattati, sviluppando un pene di lunghezza corrispondente alla tortuosità della vagina femminile. Peggio ancora, più numerosi sono i concorrenti, più aumenta la taglia del pene. Tra i gobbi della Giamaica maschi, anatre aggressive e diciamo frivole, i dominanti più forti entrano in un periodo di erezione detto esplosivo, con peni che raggiungono i 20 cm, ossia una lunghezza superiore a quella del loro corpo. In meno di mezzo secondo il maschio, inebriato dal testosterone che gli gonfia i testicoli, portandoli da 1 a 125 grammi, sfodera il suo cavatappi e stupra brutalmente la femmina. Più concorrenti sessuali ha un maschio e più il suo pene si allunga. La taglia di certi sessi supera a volte ogni criterio, visto che il pene del piccolo gobbo Oxiura vittata dei laghi argentini, una volta sfoderato, è lungo 42,5 cm, un po' tanto per un'anatra che di appena 40 cm, roba da matti veramente. In queste specie la lunghezza del pene sembra quindi rappresentare una garanzia di successo della riproduzione, il che non toglie che per molte femmine l'accoppiamento resti un calvario. Eppure le femmine non mollano. Visto che le vagine a spirale non bastano, certe anitre femmine sono riuscite, nonostante tutto, a bloccare lo sperma dei maschi indesiderati. Ma come? Servendosi per lo più di piccoli otturatori. Anche certi insetti e molluschi ricorrono a queste tecniche, come pure i delfini, in cui si osservano vagine dotate di pieghe capaci di limitare la penetrazione. Per impedire la fecondazione, i lievi movimenti delle femmine durante la copula possono addirittura indirizzare il pene del delfino maschio verso la parte sbagliata della vagina. Ma le sorprese non finiscono qui. Certe specie di farfalle hanno cosiddetti stomaci vaginali, ossia organi specializzati che digeriscono lo sperma rigettato e immagazzinato dalla femmina che non desidera essere fecondata, sfruttandone le doti nutritive, in particolare l'alto contenuto di proteine. Ecco qua. Vi ho sconvolti a sufficienza. Tutte queste cose sono racchiuse in questo libro, di cui vi ho già parlato in altre letture rilassanti. Eccoci qua. Spero di non avervi annoiato, e mi dispiace per l'argomento molto delicato, ma
immaginato dei comportamenti del genere in natura, ecco, in cattività, senza dubbio ci sono, ma in natura spontaneamente non mi sarei mai immaginato. Ragazzi, adesso finisco di torturarvi, ecco, vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buonanotte, un buon riposo e vi aspetto al prossimo video.